Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Flight Controller HGLRC DJI Zeus F722. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Nel corso della recensione vedremo anche come collegare gli accessori, che sono il GPS M80 e il LED. Anche di questi trovate il link in descrizione. All'interno della confezione del Flight Controller troviamo la Zeus F7, una bustina con gli accessori ed il manuale di istruzioni. Il manuale è molto completo e ci spiega nel dettaglio sia le caratteristiche della scheda, sia come fare tutti i collegamenti delle varie periferiche. Dando uno sguardo agli accessori, notiamo una grande varietà di cavi. Abbiamo quelli per il LED, GPS, ESC e per un eventuale DJI Air Unit. Per concludere, abbiamo i gomini per il soft mount e due set di pin. Vediamo ora le specifiche di questa scheda. Come abbiamo intuito dal nome, il processore è un F7 che ci dà la massima potenza di calcolo disponibile. Qui abbiamo una memoria flash da 16 MB per registrare i log della black box. 16 MB sono un po' pochini, ma per uno o più giornate di volo non dovrebbero esserci problemi. Il giroscopio è un MPU6000, che è la scelta più comune per questo tipo di schede. Qua sopra abbiamo il chip dell'OSD per visualizzare a schermo tutti i dati della telemetria come RSSI, carica della batteria, coordinate GPS e così via. Questa Zeus F7 integra un back da 5V a 3A e uno da 9V a 2A, più che sufficienti per collegare tutte le periferiche che di solito si usano su un drone FPV. Come abbiamo visto, nei fori di montaggio abbiamo i gomini che proteggono il giroscopio dalle vibrazioni. Diamo uno sguardo più nel dettaglio a tutti i pad presenti sulla scheda. Qui sotto abbiamo B+ e B- che servono per collegare il buzzer. La WART 4 completa di TX ed RX e la WART 1 anche questa completa di TX ed RX. Poi abbiamo un pad 5V ed una terra ed il pad RSSI. Ruotando la scheda troviamo questa serie di pad dedicati alla videotrasmittente. Abbiamo la WART 3 che può essere usata per la telemetria della VTX, in questo caso usiamo solo il T3. E i pad alimentazione a 9V o 5V a seconda della tensione supportata dal vostro modello. Per ultimo abbiamo un pad per i LED, più avanti vedremo come fare tutti i collegamenti. Qua sopra abbiamo la sezione dedicata alla videocamera FPV, vediamola più nel dettaglio. Per iniziare abbiamo due pad a 5V e due pad GND che servono per alimentare le videocamere, infatti questo Flight Controller ne supporta fino a due. Tramite switch del radiocomando possiamo scegliere quale attivare passando da una all'altra anche durante il volo. Questa possibilità ci apre scenari interessanti, dandoci l'opportunità di creare dei quad molto particolari. Ad esempio, se avete un drone 3D potete decidere di mettere le videocamere al contrario, in modo che quando girate il drone avete sempre la prospettiva corretta. Potete anche decidere di mettere una videocamera davanti e una dietro, in modo che cambiandola durante il volo si abbia l'impressione che il drone voli all'indietro. O ancora si può decidere di mettere una videocamera con un tilt molto alto per avere uno stile alla Matty Stance e una videocamera con un tilt molto basso per uno stile alla Johnny FPV. Insomma, grazie alla doppia videocamera abbiamo la possibilità di creare dei video particolari e fuori dal comune. I pad C1 e C2 sono per i cavi segnale. Se volete usare solo una videocamera FPV, saldate il cavo nel pad C1 come al solito e siete a posto, non è richiesta nessuna configurazione particolare. Se volete usare la doppia videocamera, saldate il secondo cavo segnale nel pad C2. Dopo andate su Betaflight e nel tab Mod assegnate una switch al comando User 2. In questo modo potete passare da una videocamera all'altra con un semplice interruttore del radiocomando. Sempre su questa fila troviamo i pad S5, S6, S7 e S8. Questi sono altri 4 pad motore nell'eventualità che volessimo assemblare un esacottero o un ottacottero. Qui abbiamo la WART 2 che possiamo usare nel caso la nostra videocamera disponga di una connessione seriale. A lato, come sempre, abbiamo la porta USB per fare tutte le configurazioni su Betaflight. Come possiamo notare, la Zeus F7 dispone di USB tipo C. Diamo ora uno sguardo a tutti i connettori presenti sulla scheda. Nella parte alta abbiamo il connettore per gli ESC 4-in-1. Oltre all'alimentazione terra e 4 cavi segnale, abbiamo un cavo per il sensore di corrente e uno per la telemetria degli ESC.
Se dovete collegare gli ESC e non sapete bene come muovervi, ho creato un tutorial molto completo su questo argomento. Vi lascio il link in descrizione. Questa scheda supporta batterie da 3 a 6 celle. Qui sotto troviamo il connettore per una DJI Air Unit. La scheda ci offre tutti i cavi che ci servono in un'unica soluzione. Abbiamo l'SBUS e il GND per far funzionare il radiocomando DJI, RX e TX per far comunicare l'Air Unit con Betaflight, terra e alimentazione per alimentare l'unità. Per quanto riguarda l'alimentazione dell'Air Unit, il flight controller fornisce una tensione di 9V, quindi possiamo usare senza nessun problema delle batterie a 6 celle senza aver paura di danneggiare l'unità DJI. Questo connettore sulla destra è per il GPS. Come vedete ci vengono forniti in dotazione i cavi in modo da non avere problemi con i vari modelli di GPS presenti sul mercato. Come vediamo dallo schema, abbiamo in un unico connettore i fili SDA, SCL, 5V, GND, TX2 ed RX2. Questo significa che collegare un GPS diventa un'operazione semplice e veloce. Inoltre avere a disposizione i fili SDA ed SCL ci dà la possibilità di scegliere un GPS semplice o uno con bussola. Nel caso di Betaflight, un GPS semplice è sufficiente per attivare il Rescue Mode e a questo proposito potete valutare sempre l'offerta di HGLRC con il suo GPS M80. All'interno della confezione abbiamo il GPS, un cavetto e lo schema per i collegamenti. A questo punto basterà usare il cavetto in dotazione con il flight controller e collegare il GPS. Come vedete è semplicissimo. Questi quattro connettori agli angoli sono per i LED. Con il flight controller ci vengono forniti anche i cavetti per il collegamento. Anche per quanto riguarda i LED, HGLRC ci mette a disposizione questi V554B pienamente compatibili con la Zeus F7. All'interno della confezione abbiamo quattro strisce LED con i relativi termorestringenti e cavetti per il collegamento. I quattro cavetti dei LED vanno ad aggiungersi ai quattro del flight controller, che possiamo usare come ricambio nel caso se ne rompesse qualcuno. Come vedete, anche il collegamento dei LED risulta essere un'operazione molto semplice e veloce. La Zeus F7 integra un controller per la gestione dei LED, quindi non c'è bisogno di fare nessuna configurazione su Betaflight. Agiremo direttamente da questo tasto sulla scheda. Una veloce pressione ci fa cambiare il colore. Una volta scelto il colore, possiamo aggiungere degli effetti tenendo premuto il tasto per 3 secondi. Dopo che si è acceso questo piccolo LED, scorriamo gli effetti con una veloce pressione. Il controller integrato ci dà la possibilità di aggiungere un po' di colore nella nostra build, senza doverci addentrare in complicate configurazioni su Betaflight. Questa soluzione è molto pratica per chi non ha tempo o voglia di imparare a configurare i LED e si accontenta degli effetti base di questa scheda. In conclusione posso dire di essere rimasto molto soddisfatto da questa Zeus F722. Il processore F7, il gyro M+6000 ed il soft mount sono al momento le caratteristiche migliori che possiamo trovare in un flight controller Betaflight. Il layout della scheda è pulito e ben studiato, con le UART complete di TX ed RX ben distribuite per tutto il flight controller. Nella parte superiore abbiamo la sezione per la videocamera FPV, sulla sinistra la sezione per la VTX ed in basso quella per la ricevente. I pad sono molto grandi e saldare diventa molto semplice. Questo è un aspetto positivo sia per chi ha le prime armi sia per i più esperti. Ho trovato molto pratici i connettori per i LED, il GPS e la DJI Air Unit. Utilizzare queste periferiche diventa una cosa estremamente facile senza la necessità di saldare cavi aggiuntivi. Il giudizio finale quindi è positivo e non mi sembra di rilevare particolari difetti su questa scheda, che consiglio soprattutto a chi cerca la semplicità senza però rinunciare ad un prodotto di qualità.
Questa era la mia recensione del Flight Controller Zeus FS7. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.